Salutiamoci con gioia gli uni gli altri, da un capo all'altro della diocesi, con un pensiero naturalmente sempre particolare per quelli che vengono da più lontano. Penso a Rocchetta, penso a Candela, che sono cose belle, riusciamo ad avere questi momenti diocesani tutti insieme. Ma noi tutti insieme ora dobbiamo dare un saluto speciale a una persona, ad alcune persone che mi rallegro molto di vedere in mezzo a noi. C'è con noi questa sera il pastore della Chiesa Evangelica, Rosario, salutiamolo. Insieme ad alcune sorelle e fratelli della comunità valdese di Cerignola. È una cosa molto bella e ci ricorda semplicemente che tutti abbiamo bisogno di leggere, capire, studiare la Sacra Scrittura, perché da lì dobbiamo apprendere anche le vie dell'unità. Il relatore di questa sera sarà presentato tra poco da Don Giuseppe, ma io voglio sottolineare un particolare che già vedete. È un laico, quest'anno è un laico. Un laico competentissimo, perché questo è il punto, poi non è questione se il laico o se il prete, è competentissimo e tuttavia è bello che ogni tanto in mezzo a noi ci sia anche la voce di qualche laico che ha da darci, da dirci, e così accogliamo stasera il professore. E poi sottolineo anche l'aspetto, come devo dire, inedito del tema, un tema originale, insolito, ma sicuramente sarà stuzzicante, sicuramente ci aiuterà anche ad approfondire, a capire meglio la Sacra Scrittura. Benvenuto professore. Allora mi associo al Vescovo e dico buonasera a tutti voi convenuti dai 9 paesi della nostra diocesi. Un saluto particolare anch'io lo rivolgo al pastore valdese Rosario Confessore, agli amici della comunità valdese, come anche ringrazio l'UNESCO nella persona del presidente e dei soci presenti. In particolare un caro e affettuoso saluto rivolgo al relatore, il professore Marcello Fidanzio. Dovete sapere, cari amici, che il professor Fidanzio è figlio della nostra terra di Capitanata. Quindi, oltre che essere laico, come dice il Vescovo, è anche figlio della nostra terra. E precisamente le sue origini sono un po' miste. La mamma è di Troia, invece il papà di Andria. Noi ci stiamo nel mezzo. E quindi... Anche quest'anno è stata organizzata la 3 giorni biblica con la seguente tematica, come avete appreso anche nel manifesto, conoscere le sacre scritture con i rotoli del Mar Morto. Il professor Fidanzio ha conseguito il dottorato in sacra teologia presso la facoltà di teologia di Lugano, ha completato la sua formazione con studi biblici a Gerusalemme e a Milano. È professore ordinario alla Facoltà di Teologia di Lugano, affiliata all'Università della Svizzera Italiana. Il prossimo anno, poi, il prossimo anno accademico, sarà anche docente presso il Pontificio Istituto Biblico in Roma. È direttore anche dell'Istituto di Cultura e Archeologia delle Terre Bibliche, nominato direttore scientifico della mostra sul grande rotolo di Isaia in programma per il 2025 a Gerusalemme, nella ricorrenza del 60° anniversario del Museo di Israele e anche, per una felice coincidenza, in occasione del giubileo che vivremo come Chiesa Cattolica. Del contenuto della relazione che ci farà dono il professor Marcello Fidanzio, sommariamente vi dico solo che il grande rotolo di Isaia è considerato il più importante dei rotoli del Mar Morto, ritrovato nel deserto di Giuda nel secolo scorso, ma anche la più importante scoperta archeologica avvenuta nel XX secolo. La mostra, che come dicevo prima verrà nel 2025, sarà un'occasione unica per ammirare l'intero rotolo, che dal 1968 non viene esposto integralmente.
La mostra presenterà i risultati della ricerca condotta dal professor Fidanzio e una testimonianza concreta, un oggetto che ci arriva dal passato e ci apre una finestra sulla storia degli antichi. Quando vogliamo conoscere qualcosa della civiltà in cui siamo, o un pezzo anche della storia da cui proveniamo, e quindi capire meglio chi siamo, questi diventano veri e propri tesori. Tesori che il professor Fidanzio e il suo team hanno potuto studiare da vicino con un approccio nuovo. Si guarda al rotolo non solo per il testo che riporta, ma come un manufatto. Normalmente quando ci avviciniamo al testo sacro, la sua lettura è immediata, molto forte. Tutte le domande partono dal testo e finiscono sul testo. Invece, guardando le pelli e le pieghe del rotolo, i loro restauri, le loro cuciture fatte e rifatte, le correzioni, noi conosciamo meglio la storia del rotolo di Isaia. L'emozione del contatto con l'antico, guardate, dice il professor Fidanzio, non si spiega, ma si vive. Grazie a tutti voi e vi auguro un buon ascolto e accogliamo ancora con gioia il nostro relatore, il professor Marcello Fidanzio. Posso parlare con questo? Scusate, sto in piedi così riesco a comunicare meglio. Allora, veramente grazie a tutti, sono emozionato di essere qui, ho raccontato dei rotoli in tanti posti, ma per la prima volta parlarne vicino al posto dove devo tutto. La mia fede nasce da qui, nasce dalle ginocchia di mia nonna, nasce in questo posto qui. Allora è un regalo, grazie a un signor Vescovo che insieme a Don Giuseppe mi hanno voluto accogliere. E cominciamo raccontando la storia delle scoperte. Voi adesso avete pazienza che la Bibbia sarà il nostro punto di arrivo, ma per arrivarci bisogna fare un pezzo di strada, e allora la nostra strada parte da qui. Ecco, quella sagoma che si intravede lì è un edificio che sta sul monte che si chiama il Monte delle Vedette, il Monte Scopus, è la prosecuzione del Monte degli Ulivi. Abbiamo sentito, no, tante volte il Monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme, e lì abbiamo una data precisa, è il 23 novembre 1947, è domenica mattina. Siamo in un posto, Gerusalemme, che è già in gran parte abitato da ebrei. Voi mettete un attimo da parte la drammatica cronaca di questi giorni, qui siamo in un tempo in cui 1947 non c'è ancora lo Stato di Israele, non c'è lo Stato di Palestina, c'è il mandato britannico, ma ci sono molti ebrei che vivono a Gerusalemme e da 20 anni, forse 25, hanno iniziato un'università ebraica proprio sul Monte delle Vedette, il Monte Scopus. E quella mattina, domenica mattina, sapete, la domenica è il primo giorno della settimana, come per noi il lunedì, e abbiamo un protagonista. Questo protagonista è il professore di archeologia, si chiama, eccolo qua, lo vediamo, si chiama Eleazar Lipasukenik, lo chiameremo come si fa da quelle parti, per nome, Eleazar. Il nostro Eleazar sta andando a tenere la lezione, quindi sale sul Monte delle Vedette e arriva nell'ufficio, e nell'ufficio trova biglietto vicino al telefono. Sapete, quei tempi c'era mica la segreteria telefonica, ma ha chiamato qualcuno per lui. Questo qualcuno è un amico, si chiama Nasri Ohan, fa l'antiquario, vende antichità. Oggi, quando chi lavora in archeologia deve stare lontano dagli antiquari, non è raccomandabile che un archeologo frequenti un antiquario, ma allora, allora archeologi e antiquari lavoravano a braccetto, e l'unica cosa veramente importante era avere degli antiquari seri, di fiducia, che non ti vendano dei falsi. Nasri è un amico e lui trova questo biglietto e dice: è importante, chiamami subito. E Eleazar guarda l'orologio e è ora di andare in classe,
lui ha 4 ore di lezione, gli studenti sono in classe, lo aspettano, e dall'altra parte c'è questa persona di fiducia che gli dice: è importante, chiamami subito. E lui esita un po' e poi dice: no, questo è il mio dovere, e va in classe. E solo 4 ore dopo Finch si precipita nell'ufficio e chiama Nasri. Allora, come stai? I convenevoli soliti, dobbiamo vederci oggi. Ma allora Gerusalemme, novembre 1947, siamo verso la fine di quello che si chiama il mandato britannico, gli inglesi che tenevano la zona, era già di fatto divisa in zone e c'era il filo spinato che separava le zone. Eleazar era una persona abbastanza importante, poteva procurarsi un permesso, ma comunque ci voleva almeno un giorno di tempo. No, è troppo urgente. Allora guardate cosa succede: si trovano ai due lati del filo spinato, uno di qua e uno di là, e Nasri porge a Eleazar quel frammento, è il frammento di un rotolo con delle scritture in ebraico. L'ebraico è la lingua di Eleazar, ma il problema è: varrà qualcosa questo testo? Scandali di falsi in giro ce n'è sempre. Che cos'è? Beh, ci sono pochissime persone nel mondo, noi ne vedremo due, che sono in grado di riconoscere questi manoscritti. Perché allora della Bibbia del tempo, diciamo semplice, del tempo di Gesù, non avevamo praticamente nulla, non c'era nessun manoscritto, se non uno piccolissimo che poi vedremo. Allora, come facevi a sapere se uno aveva scritto nel cortile di casa sua questo manoscritto ieri sulla pergamena o se era buono? Ecco, uno dei pochissimi nel mondo era Eleazar, perché lui aveva fatto il catalogo, si chiamano degli ossuari. Gli ossuari sono delle scatole di pietra dove gli ebrei mettono le ossa in seconda sepoltura, che sono delle cose veramente ebraiche, ma che vengono usate dagli ebrei in un periodo molto limitato della storia, per cui è facile datarli. E su queste scatole loro scrivono il nome, certe volte la professione. Per esempio, a Gerusalemme nel museo ne abbiamo uno di Caifa, il sacerdote. Allora Eleazar conosceva la scritta e quando lo vede, per lui questa è una cosa straordinaria. Dobbiamo rivederci, voglio vedere meglio, voglio conoscere meglio. Allora si procura un permesso e il giorno dopo va nella bottega di Nasri, che sta nella città vecchia di Gerusalemme. Bene, va lì, vede una porzione più ampia di rotolo e lo scrive nel diario: la mia idea si è confermata, questi sono veramente, veramente molto antichi, sono dello stesso periodo di questi ossuari. Insomma, sono di quello che noi chiamiamo il periodo di Gesù e che gli ebrei chiamano la fine del periodo del secondo tempio. Il secondo tempio verrà distrutto nel 70 dopo Cristo da Tito. Allora, che cosa succede? Qui abbiamo a che fare con qualcosa di veramente prezioso. Voglio comprarli, dice Eleazar. E Nasri è ben d'accordo, anzi lo fa di mestiere, ma per comprarli bisogna andare a Betlemme. Perché? Perché questi rotoli sono stati portati a Betlemme. Allora si mettono d'accordo per andare. Eleazar va a casa e proprio quel giorno torna a casa uno dei suoi due figli, che era uno studente di archeologia, quindi si è molto appassionato quando ha sentito questa notizia. Però, oltre che essere uno studente di archeologia, era anche già un alto grado dell'esercito. Diventerà più tardi generale dell'esercito, diventerà vice primo ministro dello Stato di Israele, soprattutto diventerà l'archeologo che ha scavato Masada. Quindi una persona che era interessata sia all'archeologia sia alla politica, e lì quando sei interessato alla politica e all'archeologia sei anche nell'esercito. Il figlio si chiama Igail e gli dice: guarda, io sono combattutissimo perché è una cosa eccezionale, ma papà tu muori, perché era un momento di conflitto
e andare in un posto come Betlemme, tutto di arabi, in quel momento lì è troppo pericoloso. Allora il figlio è stato solo 2-3 ore, ma ha parlato con la madre, la moglie, che si è messa di buzzo buono: tu non ci vai, tu lì non ci vai. E insomma l'appuntamento salta, lui a Betlemme non ci va, e però gli resta dentro, gli resta dentro. Allora, passa ancora qualche giorno, fino al sabato. Sapete, il sabato è il grande giorno dove tutto si ferma. E il pomeriggio Eleazar, senza dir niente a nessuno, dice alla moglie che va a fare una passeggiata. Esce dalla porta di Giaffa, scende sotto dove passava l'autobus, si incontra con Nasri e va a Betlemme, senza dirlo a nessuno. Lui lo scrive nel diario: ero l'unico ebreo, tutti intorno arabi, era molto pericoloso, era molto pericoloso. Sono solo 8 chilometri da Gerusalemme a Betlemme, il viaggio non è lungo, però voi sapete, quando stiamo rischiando la vita, ogni minuto conta, eh? Allora arriviamo a Betlemme insieme a Eleazar e andiamo nel negozio di quel mercante di antichità che stava in quella che si chiama la piazza della Mangiatoia, di fronte alla Basilica della Natività. Lui entra, vede i rotoli, ce n'erano 3 disponibili in quel momento, e 2 li porta a casa quel giorno stesso, avvolti in un giornale, li mette sotto la giacca. Il terzo lo riceverà qualche settimana dopo, li mette sotto la giacca e di nuovo deve riprendere il pullman. Insomma, facciamola breve, va a finire tutto bene, e lui arriva a casa con questi rotoli e li apre, e uno non è il nostro, un altro rotolo che ha una parte di Isaia, e poi ci sono dei rotoli che parlano di un'esperienza particolare, un gruppo di ebrei del periodo, e lui si immerge in questo studio. Sapete, quando troviamo qualcosa che è una sorpresa ma che è anche un regalo e che però è il tuo, il tempo è volato. Ma quel sabato sera non è un sabato sera qualsiasi. Quel sabato sera è il 29 novembre del 1947. Forse qualcuno di voi si ricorda, perché ha studiato, perché quel giorno, proprio quella sera, anche quell'evento era stato rinviato, doveva essere 2 o 3 giorni prima, l'Assemblea Generale dell'ONU si è trovata per votare la spartizione del paese, la nascita dello Stato di Israele. Lui accende la radio come tutti gli altri lì in giro, o meglio, accende la radio, sono ottimista, non l'accende, perché le radio erano pochissime. Se volete godere di questo, prendete il romanzo autobiografico che ha scritto questo scrittore israeliano che si chiama Amos Oz, Una storia di amore di tenebra. Lui era un bambino piccolo, però si ricorda i preparativi, quello l'unico del quartiere che aveva la radio, l'aveva portata sul balcone perché tutti potessero sentire. Grande silenzio mentre contavano i voti, uno dopo l'altro. Erano appena usciti dalla guerra, dall'orrore dell'Olocausto. Lui dice: io e i miei genitori così non li ho mai visti. Nello stesso giorno nasce lo Stato di Israele ed Eleazar, a rischio della vita, ha acquisito per quel paese i primi rotoli. Per dirvi quanto questo pesa, vi dico qualcosa di tremendo, ma di molto indicativo. Lo troviamo ancora nel diario di Eleazar, l'ultimo passaggio che andiamo a guardare. Sarà un diario di fine anno, dell'anno successivo, il 1948. Voi sapete che nel 1948 nasce ufficialmente lo Stato di Israele e c'è una guerra, la prima guerra, come si dice, arabo-israeliana. Vi ho detto che Eleazar aveva un altro figlio maschio. Quest'altro figlio maschio muore nel conflitto. Guardate che roba. Eleazar
alla fine dell'anno scrive: questo per me è stato un anno difficile con la morte del figlio. E poi scrive: io non posso pensarlo, però è indicativo. Dice: meno male che ci sono i rotoli, se no non avrei saputo come arrivare in fondo alla fine dell'anno. Cioè, capisci, non dice: meno male che c'è mia moglie, meno male che c'è l'altro mio figlio, meno male che c'è il conforto della famiglia. Questo non perché non avesse una buona famiglia. Quello che è interessante è che lui nel diario scrive questa cosa, vuol dire quanto impatto forte hanno avuto queste pelli trovate sul suo tavolo. E dell'impatto forte che hanno avuto anche tanti altri. Io ho la fortuna, non so cosa ho fatto, certamente non abbastanza per meritarlo, però 2 anni fa il Museo di Israele mi ha affidato lo studio del grande rotolo di Isaia, che presto vedremo tra poco. E l'anno scorso, e quindi tutti quando vanno al Museo di Israele, qualcuno magari di voi c'è stato, vedono in un espositore una replica. Invece sotto nella camera blindata possiamo lavorare sull'originale. Quando ho portato mia moglie Anna l'anno scorso, anche lei mi ha detto, è uscita un po' senza parole dicendo: beh, però è proprio un'emozione. Tu hai di fronte questa pelle di 2200 anni con su le parole della Bibbia. Guardate cosa è stato dall'altra parte del mare, pochi mesi dopo, a uno che è considerato il grande padre di quella disciplina che si chiama l'archeologia biblica, cioè l'archeologia che si interessa delle terre della Bibbia, del rapporto fra testo e luoghi. Questo professore, ecco, lo vedete lì, si chiama William Foxwell Albright. Ah, eccoci qua, così vediamo anche il nome. Lui ha scritto quella lettera, ci sono alcune parti sottolineate, ma prima di dirvi il contenuto, le cose importanti, vi racconto questo, che se la leggessimo tutta, in alto di là c'è scritto, guarda, c'è scritto: scusami, per l'emozione, sapete le vecchie lettere di posta aerea, ho scritto nella parte della lettera in cui non si deve scrivere, quindi te lo scrivo dietro, di nuovo, così sei sicuro. E cosa gli dice? Le mie più vive congratulazioni per la più grande scoperta di manoscritti dell'era moderna. Che scoperta incredibile. E non c'è nessun dubbio che il manoscritto sia autentico. Albright era uno degli altri pochissimi in grado di riconoscere la scrittura. Gli hanno mandato 2 colonne di Isaia e lui ha fatto una diagnosi perfetta. Dice: ma questo è primo secolo avanti, forse secondo. Insomma, chi vede questi manoscritti va incontro a delle emozioni forti, addirittura delle tempeste emotive. Adesso qui non ne abbiamo il tempo e forse non è neanche la sede, ma sarebbe bello raccontarvi le storie dei tanti, o pochi, perché era un privilegio per pochi, ma di questi giovani studiosi che sono stati messi in questo team a lavorare su, guidati da un domenicano. Questo lo vedremo ancora, questo padre Roland Devaux, il direttore dell'École biblique di Gerusalemme. Questa École biblique voi magari non l'avete mai sentita, però sapete che esiste la Bibbia di Gerusalemme. La Bibbia di Gerusalemme che avete in mano è stata concepita da Devaux e da un altro domenicano, e ci stavano lavorando in quel periodo, quando a lui lo chiamano per andare a scavare e a cercare da dove vengono questi rotoli. Dal deserto di Giuda. Ma questa cosa gli ha invaso la vita, l'ha invasa a Devaux, l'ha invasa ai più giovani. C'è qualcuno che ne è rimasto schiacciato, sapete, fino al limite di dover essere curato. C'era un giovane domenicano che, dopo essere stato curato, è diventato il più grande studioso di Bibbia ebraica del XX secolo, Dominique Barthélemy, che dopo aver lavorato molto per editare i primi manoscritti, è dovuto rientrare in Svizzera, ma c'è rientrato in condizioni incredibili. Da 9 mesi soffriva di dissenteria psicosomatica e stava letteralmente morendo disidratato. Troppe emozioni.
ma talmente emozioni che l'hanno portato in Svizzera legato, perché anche il suo cervello non funzionava più bene. È stato 5 anni al sanatorio, 1 anno come paziente e 4 anni come cappellano. Poi si è ripreso, non è più tornato a Gerusalemme, è diventato il più grande studioso di Bibbia ebraica del XX secolo. Sapete, noi abbiamo 2 grandi campioni, questo è Barthélemy, e poi avevamo un campione per il Nuovo Testamento che era il padre, poi cardinale, e il padre Carlo Maria Martini, che era professore gesuita del biblico, che poi è stato il nostro vescovo a Milano. Va bene, insomma, l'impatto con questi rotoli non lascia indifferenti le persone che li incontrano. Allora, da dove vengono? Allora, giusto un attimo, siccome abbiamo girato un documentario, io ho delle belle immagini, vi faccio vedere qualcosa di Qumran, di questo posto dove, da dove vengono i rotoli, nel deserto di Giuda. Ecco, lì a destra, se ci spostassimo un po', troveremmo il mare. Sotto la luce, invece, abbiamo le rovine di un insediamento, poi vedremo altre foto. E nel deserto, poi, una falesia sulla sinistra, piena di grotte. Siamo nel deserto e ci torniamo tra poco nel deserto, dopo aver visto i rotoli. Ma fatemi dire che è un posto molto affascinante. Io ho la fortuna di starci spesso perché dopo quella generazione adesso tocca a noi scavare lì. Ecco, qui le rovine dell'insediamento verso la falesia e lì davanti alcune delle grotte dove hanno trovato molti di questi rotoli. Addirittura parliamo di oltre 20.000 frammenti, resti di circa 950 rotoli. 950 rotoli che vanno tra il terzo secolo, la fine del terzo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Sono tutti testi di letteratura religiosa ebraica. Adesso lo vedremo. Prima di questo non avevamo niente. Adesso la Bibbia che conoscevamo in codici del X secolo, dell'XI secolo, l'abbiamo in mano del tempo di Gesù. E poi abbiamo degli altri testi sconosciuti che ci parlano del vissuto religioso di un'esperienza ebraica. Di questo parliamo bene domani sera quando ci introduciamo a Qumran per lo studio dei Vangeli. C'era gente che viveva lì, viveva una vita comunitaria. Adesso scendendo lì vedrete, ecco, tra poco c'è una zona di tolleranza alla fine delle rovine e poi tra un po' vedete tutti dei cumuli di terra allineati perfettamente. Sono sepolture, 1200 tombe, quindi abbiamo un insediamento comunitario, 1200 tombe e questa grande collezione di manoscritti. Vabbè, potremmo andare avanti molto, ma andiamo avanti. Ecco, eccoci qua. Sulla destra noi abbiamo quello che si chiama il codice di Aleppo. Il codice di Aleppo era la più antica Bibbia ebraica completa, è andato muttilo, come si dice, cioè lo hanno rovinato durante l'incendio della sinagoga di Aleppo, che è avvenuto proprio 3 giorni dopo la scoperta di Eleazar, come se si fossero dati il testimone. Lui ha scoperto i rotoli più antichi e poi nel conflitto hanno bruciato la sinagoga, però il codice più antico che avevamo era quello, X secolo. Del tempo di Gesù c'era solo quel piccolo papiro del secondo secolo, il papiro Nash, che contiene i 10 comandamenti e l'inizio della preghiera che gli ebrei recitano ogni giorno, che si chiama lo Shema, ascolta Israele. Solo quello. E invece adesso abbiamo questo privilegio. Chi di voi va al Museo di Israele, vi dicevo, non ha la fortuna di vedere veramente il rotolo, lo esporremo l'anno prossimo, vede una replica. Siccome io lavoro con loro, allora mi hanno fatto una replica numerata, sono qualche unità quelle che girano, ma una adesso la vediamo qui, come essere a Gerusalemme. Allora chiedo un aiuto a Don Giuseppe perché possiate rendervi conto visivamente di quello che è il principale rappresentante di queste scoperte, il grande rotolo di Israele. Allora lui tiene l'inizio di lì.
perché adesso ne parliamo un po' di questo rotolo, però così avete visto la lunghezza, sono 7 metri e 30, 17 pelli, probabilmente di pecora, adesso stiamo lavorando su questo, e ci sono tutti e 66 capitoli di Isaia, c'è tutto il libro. Allora, naturalmente, le prime domande, quelle più semplici, sono: abbiamo trovato una Bibbia di secondo secolo, di primo secolo, ma com'è la Bibbia che leggiamo noi? Perché prima leggevamo un decimo secolo, ce l'hanno trasmessa bene? Beh, questo è facile, la risposta è sì, ce l'hanno trasmessa bene, se è questa la domanda. In realtà, però, e su questo ci torneremo, è molto più interessante, perché qui la Bibbia sta ancora finendo di prendere forma. E qui pezza che non ci aspettavamo, quella di capire come si è formata. Capire qualcosa che prima facevamo delle ipotesi, le ipotesi degli studiosi, adesso lo vediamo qui, nelle righe, nelle correzioni, nelle cuciture. Capiamo meglio che cos'è la Bibbia. Ma portiamo a casa una prima cosa. Allora, la prima cosa che portiamo è che, appunto, avendo un'idea della Bibbia da codici come quello di decimo secolo, il testo stava un po' così, in maniera immateriale, in mezzo all'aria, chissà cosa stiamo leggendo. Qui guadagniamo, ecco il titolo del nostro percorso, il corpo della Bibbia, qui guadagniamo un rotolo concreto, un rotolo su cui abbiamo trovato un corpo. Non è solo un pensiero, un'idea, è un oggetto, sono delle pelli, sono degli inchiostri, sono delle... E allora, ancora un attimo, chiaramente uno che si interessa di storia, uno che si interessa di antico, si emoziona. Ma chi ha la gioia, il privilegio della fede, e invece si muove, che è un'altra cosa. Avviciniamoci un po' a questo Isaia. Allora, se vi dico Isaia, che cosa vi viene in mente? Se noi andiamo adesso a sfogliarlo un po' e lo guardiamo nelle sue colonne, vedrete che non è così lontano da quello che avete dentro nella storia del ciclo dell'anno. Allora, da come lo guardiamo? Prima di tutto, così poi dopo se volete avvicinarvi, allora, la direzione giusta è quella nostra, cioè, perché è un rotolo scritto in ebraico, per cui scrive da destra a sinistra, quindi l'inizio è lì e la conclusione è lì. Ok? Quindi bisogna guardarlo bene da questa parte. Se andiamo alla colonna 6, alla colonna 6 troviamo il capitolo 7. Se io vi dico, ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, vedi che non è così lontano, Isaia, ce l'hai nelle orecchie, no? È Natale, non è passato da troppo tempo. Andiamo avanti, andiamo alla colonna 32, la colonna 32, guarda, lì è la 27, 28, 29, 30, 31, 32, è qua davanti a me, si vede anche dalla macchia. Una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore, appianate, step, la strada per il nostro Dio. E questa frase ci aspetta, perché tra 10 giorni è Quaresima. 15, però voi così, da quelle parti lì. E allora su questa frase ci fermeremo un po' di più tra poco. Ma Isaia è tanto vicino. Guarda un po', aspettate. Andiamo avanti, ancora una colonna, siamo più in là. Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. È il campione, il servo, quello che ci dà una pista per rispondere a quelle domande difficili, sapete?
quelle di quando ci troviamo schiacciati come lui, quando anche il cielo sembra chiuso e risposte non ce n'è, e noi cerchiamo un senso a quella condizione. Questo rotolo qualche volta ce la dà, e noi queste frasi le leggiamo di fronte al Cristo nella giornata del Venerdì Santo. E insomma, allora Isaia non emoziona solo gli storici, non fa rischiare la vita solo a Eleazar, no, Isaia addirittura scandisce il nostro anno. Vedi che ogni volta che abbiamo un tempo forte abbiamo trovato lì una citazione. Poi c'è l'altra, quella citazione che fa Gesù direttamente nella sinagoga di Nazareth, quando gli danno un rotolo che è il rotolo di Isaia. Non è questo, però viene da emozionarsi a pensare che questo è un rotolo che era in uso al tempo di Gesù. Siamo là, in basso, là, penultimo foglio, capitolo 61. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. E quella grande risposta, ma magari domani sera qualcosa ancora prendiamo. Insomma, qui nell'esperienza di chi va in Terra Santa si dice così. Io ho questo nel DNA, io da 25 anni guido i pellegrinaggi in Terra Santa come biblista. C'è un salmo che dice: anche gli stranieri, tutti, è il Salmo 87, chiunque a Gerusalemme si sente come se è nato lì, c'è qualcosa di suo. Allora, in questo rotolo, in questo testo che questo rotolo ci trasmette, che è tanto lontano, è scritto in ebraico, pochi di noi sanno leggerlo, eppure ti ci ritrovi, eppure ti cerchi, eppure cerchi qualcosa delle tue radici. E allora adesso ci fermiamo su un passo particolare, se riesco, ecco, che è questo. Perché ci fermiamo su questo passo? Perché naturalmente è il più vicino al tempo liturgico che stiamo andando a iniziare, il tempo della Quaresima. Sarebbero proprio le righe centrali. Voi leggete tutti benissimo l'ebraico, ma per chi di voi è un po' così affaticato, dopo lo spazio, c'è uno spazio bianco, vedete in seconda riga, no? Si parte da destra, c'è la prima, ma poi c'è uno spazio bianco, e poi c'è proprio scritto voce che grida Bamidbar, nel deserto. Così, è scritto lì. Vediamo un po' cosa vuol dire questo versetto che tante volte abbiamo detto, e per farlo prendiamo questa immagine, vediamo se riesco ad arrivarci, eccolo qua, qui avete un po' la luce in faccia, ma se avete pazienza, questo beduino, i beduini sono i grandi protagonisti delle scoperte di Qumran, sta in insediamento con vicino le grotte, e vedete che lì c'è il Mar Morto. Questo mare sono 67 chilometri di lunghezza, è una profondità, grazie dell'immagine, è una profondità, ma soprattutto un peso dell'acqua, il sale, 25 fino al 30%, una cosa unica. Allora, qui nelle rovine e intorno ci abbiamo trovato tutti questi manoscritti, è facile pensare che lì ci fosse un gruppo legato ai temi di questi manoscritti. Poco più a nord, dove il fiume Giordano entra nel Mar Morto, e lì battezzava Giovanni. Come fanno i primi annunciatori del Vangelo a parlare di Giovanni e del suo ministero? Con quella frase lì. Ricordate? Voce di uno che grida nel deserto,
contemplate la via del Signore. Sapete, la cosa sorprendente è che in un altro di quei rotoli trovati nella prima grotta, quelli ben conservati, quelli comprati dallo Stato di Israele, c'è una regola di comunità, regola la vita di un gruppo di credenti ebrei. Questi come vivevano ne parliamo domani, ma oggi ci serve di dire che in questa regola è incastonata la stessa citazione, cioè dei non cristiani che avevano un atteggiamento nei confronti della tradizione ebraica che potremmo dire per certi versi agli antipodi rispetto a quello della prima comunità dei discepoli del Signore e di Gesù stesso, si rifacevano allo stesso principio. Allora, cerchiamo adesso di capirla questa frase. E per capirla passiamo dalla materialità. E anche questa foto ve lo dice, qui siamo nel deserto. A me è capitato per tanti anni di fare i corsi per i lettori liturgici, no? Quelli che, sapete, è un grosso problema quello della lettura in liturgia, perché se uno non capisce quello che legge, legge tutto con la stessa voce e ammazza. Allora tu un esercizio che fai fare è quello di, il lettore legge, gli chiedi di immaginare la storia e di visualizzarla, no? E sapete quante volte, e questo è un esercizio, va fatto e va lasciato fare con spontaneità. E sapete quanta spontaneità deve digerire uno che è familiare di quei posti e quando si parla di deserto si sente ogni volta descrivere il Sahara con la sabbia che svolazza, le dune. Va bene tutto come esercizio, ma noi adesso invece abbiamo la fortuna di sapere com'è il deserto di Giuda, che non ha sabbia. Il deserto di Giuda è un deserto di roccia, perché siamo sul fondo del mare. Il Mar Morto era molto più ampio in passato e la breccia è il punto più profondo della terra, arriva a meno 430 metri sotto il livello del mare, ma prima era più alto. Il deserto di Giuda è come camminare su sentieri di montagna sotto il livello del mare. Dunque, attraversare il deserto vuol dire far su e giù. Uno dei grossi problemi della ricerca dei rotoli, di questa ricerca affannosa, fatta dai primi scopritori, che quando hanno trovato che questi rotoli gli cambiavano la vita, perché il primo che li ha trovati si è un po' arricchito. Sapete, il primo che li ha trovati era un giovane beduino, si chiamava Maometto il Lupo, questo era il suo soprannome. Ha venduto i primi, adesso vi faccio un po' sorridere, con i pochi soldi che ha ricevuto ha comprato 20 capre, un fucile e una moglie. La moglie di solito interessa sempre, ma quello è il contesto di lì. Ha comprato queste tre cose e ha cambiato la sua vita. E allora, dopodiché, tutti i beduini si sono messi a cercare, ma c'è una mia amica che ha intervistato uno degli ultimi e dice: qual era il tuo sentimento in quei giorni? Avevo paura di rompermi una gamba, perché correndo su e giù da questi dirupi avevo paura di rompermi una gamba, perché sapete, in queste zone molto semplici, molto, se tu ti rompi una gamba non è che ti portano proprio all'ospedale, te l'aggiustano, no? Come la sciatrice che si è fatta male oggi, l'hanno già operata, qualche mese ritorna, no? E lì hai finito. Aveva paura. Ecco, andare su e giù, il deserto è questa cosa qua. Ma il deserto per gli ebrei è anche un'altra cosa che noi sappiamo bene. È la memoria di un tempo che è un tempo lungo, che è il tempo dell'Esodo. Quando uno dice nel deserto preparate la via del Signore, uno sta pensando a due cose molto diverse, che però vanno insieme. Tant'è che anche nella Bibbia, che è un grande
condensato di memoria. Hai presente come quando a distanza di tempo ti capitano due cose che però hanno un'indicazione, un suono talmente simile che poi non sai se una è successa la prima volta o la seconda volta. Era la memoria dell'uscita dall'Egitto, dall'Esodo. Chi andava nel deserto, membro del popolo, ricordava la storia del popolo. È così, Isaia, quando parla ai suoi, se noi leggessimo i versetti immediatamente prima di questi, hanno una parola chiave con cui inizia il brano, no, il capitolo, no, inizia addirittura tutta la seconda parte del libro. E questa parola chiave è consolate, consolate il mio popolo. Cioè, il popolo di Israele ha vissuto una situazione inattesa, inaudita, quella dell'esilio, quella della distruzione del Tempio, quella dello Spirito del Signore che prende e parte, e poi è un grande silenzio, e poi è la deportazione, e poi i cieli sono chiusi. E il compito di questo profeta, quando questo tempo è finito, è quello di annunciare che si apre un tempo nuovo e che bisogna tornare. Spianate i colli, fate strada, fate spazio. C'è qualcosa per cui ne vale la pena. C'è motivo di tornare in quella Gerusalemme che avete lasciato in catene. C'è motivo di tornare per ricostruire. Tornare, questo verbo, è un verbo chiave, eh? È un verbo chiave della tradizione ebraica. Perché sapete che gli ebrei, quando dicono quello che noi diciamo conversione, loro dicono in ebraico teshuva, che vuol dire proprio ritornare, ritorna. E allora questo cammino di ritorno diventa anche un cammino di conversione. E c'è un altro tempo, che è il tempo di Gesù, in cui da una parte uno degli ebrei che lì nel deserto cercano di vivere una vita religiosa su questa parola di Isaia, e dall'altra c'è Giovanni. Dove va a battezzare Giovanni? Giovanni va a battezzare, dice il Vangelo, quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, che Giovanni Battista va a battezzare al di là del Giordano, in Betania, che è al di là del Giordano. Che cosa vuol dire? E perché è così importante? Perché Giovanni è uscito dalla terra, è ritornato all'Esodo, ha detto: rifacciamo quel percorso, ritroviamo ciò che ci ha generati. Dunque, se il tema è che cosa sta dietro questa parola, come vedete c'è una grande ricchezza, che è l'esperienza di un popolo, ma che può essere veramente avvicinata, perché il grande tema è come si ritrova il rapporto con Dio. E come lo si ritrova non in un momento qualsiasi, ma in un momento del dramma, in un momento in cui senti che c'è una malattia, che può essere una malattia fisica, una malattia morale, una malattia religiosa e non individuale del popolo. E allora, guardate, questo testo, qualche buona indicazione da darci ce l'ha. Ma come si fa a cercare la conversione quando tutto smentisce, quando sembra che i cieli siano chiusi? Eppure
eppure tu il desiderio nel cuore ce l'hai, eppure tu senti, c'è un altro concetto chiave degli ebrei, è la memoria. Se tu sei qui, tu sei il frutto di una storia che ti ha costruito e di cui puoi fare memoria, e questo è un grandissimo strumento, è una grandissima strategia che ti porta anche a superare le crisi, no? Tu stai male oggi, ma hai una memoria che vuoi sia una promessa di futuro. Hai vissuto un bene, ricordati di questo bene. E dunque tu questa nostalgia la senti, ma senti anche il resto, ma senti anche la crisi che ti paralizza. Bene, quegli altri passaggi che indicavamo, specialmente quelli del servo, servono proprio ad entrare lì, ad entrare su questi temi difficili. Dunque, in mezzo a questo invito al deserto c'è un mettersi nella storia del popolo, un invito alla conversione, un passaggio che è quello che muove attraverso la storia e il desiderio di rilanciare, e anche, sì, così vuole Giovanni, di ricominciare, di rimettersi in gioco. E allora, capite il bello di questa cosa? Non è un'idea. Qui c'è un'esperienza fatta da un popolo. E tu non è che ti devi inventare chissà che cosa. Tu hai la gioia e il privilegio di essere agganciato e di farti portare e anche di arricchire. Da una parte ti fai portare dal popolo, dall'altra sai che la tua esperienza di fede diventa una ricchezza non solo per te, ma per tutti. E dunque dentro l'esperienza ti specchi dentro questi testi, ne trovi nutrimento e ne offri indegnamente, ma ne offri testimonianza. E allora così, forse per stasera possiamo finire qui. E voglio finire con una frase di quel domenicano di cui vi parlavo prima, Roland Guérin de Vaux, direttore dell'École Biblique. Guardate, lui stava lavorando sui libri dei re della Bibbia di Gerusalemme, stava scavando un sito dell'Israele antico e poi è diventato la sua dolce condanna, perché tante volte è dovuto andare nel deserto. Avrei da farvi vedere delle foto bellissime, ma sapete, oggi ci si va in tre quarti d'ora in macchina, ma allora si trattava di un viaggio ben più lungo, non c'erano comodità, lui aveva 50 anni, inizia a dormire sotto una tenda nel deserto con escursione. Lui faceva lì tutta la quaresima, per quei 5-6 anni che hanno scavato Qumran, partivano dopo il mercoledì delle ceneri e ritornavano la mattina del giovedì santo. Tornava anche durante ogni tanto perché aveva delle cose da fare, ma ci si lavava come poteva, ci si scaldava come poteva. E tuttavia, chiunque di noi che abbiamo la fortuna di stare lì nel deserto, sta da quelle parti, ha anche la fortuna di apprezzare delle situazioni bellissime come questa. Una sera eravamo lì a scavare, stava scendendo il sole, il nostro fotografo Giorgio ha detto: aspettiamo perché stasera escono le stelle. Ed è uscita questa foto qui, e senza flash, senza luci, senza niente, così. Un'altra sera eravamo a lavorare in un'altra grotta. Sapete, tipicamente quando si lavora in archeologia, l'ultimo giorno viene sempre fuori qualcosa. Vabbè, è una regola, chissà perché, l'ultimo giorno. Allora siamo tornati lì e poi avevamo le luci, è scesa la notte e erano le 9, abbiamo finito, era buio dalle 5 insomma, abbiamo finito e il nostro geologo, che è anche un esperto, com'è che si dice, speleologo, no? Lui va, si infila nei buchi, ha trovato delle cose molto stimolanti. Lui ha detto: guardate, stanotte
Spegniamo le luci, ci illuminano le stelle. Vedete che se spegniamo tutti la luce frontale che abbiamo davanti, in 30 secondi i nostri occhi si abituano e siamo scesi da quel dirupo da cui il beduino aveva paura di rompersi la gamba, senza luci, alla luce delle stelle. E dunque tu vivi questa cosa qui, vivi un'emozione appunto che non si spiega, che non ve la racconto. Voi vi trovate di fronte a un oggetto così e ti manca, vedi questa pelle 2200 anni consumata con le rughe, con gli inchiostri, con le correzioni, con gente che l'ha cucita, con gente che l'ha curata. E poi sei in questo deserto che è capace di fatica, di cattiveria, ma anche di questa bellezza. E allora tutto questo ve lo racconto parole sue, che qui è sotto la tenda, che sta misurando con un calibro un piccolo oggetto per lavorare. Vediamo se riesco a dirvela a memoria. Sì. Lui dice così: quelli che hanno piantato tante volte la loro tenda vicino alle rovine dell'insediamento o ai piedi della falesia, quella dove ci sono le grotte, conserveranno per tutta la vita una nostalgia per questo paesaggio stupefacente dalla grandezza austera, dove la storia si è ricomposta pezzo per pezzo sotto le loro mani ed è ritornata presente. Eccoci qua, grazie. Allora il professore chiede eventualmente se ci sono delle domande di chiarimento, lui è anche disponibile. Ci diamo 10 minuti, dopodiché poi ci vediamo per il giorno dopo, per domani sera. Mentre per noi sacerdoti, domani mattina alle 9:30 stiamo in curia, sempre per incontrarci con il professore. Mi diceva qualcuno, ma se io vengo domani mattina, domani sera devo venire anche? Certo, perché il tema è diverso. Allora, c'è qualcuno? Prego, vieni. Se passate il microfono. Grazie professore, complimenti per la... Antonio, per la lezione. Avevo una curiosità e due domande. Allora, la curiosità è, vedendo i posti di Qumran così impervi, diciamo, avevo la curiosità se si trattava di un insediamento di Esseni, visto che non era proprio un villaggio vivibile, magari poteva essere una comunità di Esseni. Questa è la curiosità. E poi le due domande. Uno, volevo sapere, a Qumran, tra i tanti rotoli diciamo che coincidono con la nostra Bibbia, c'è solo Isaia o altri? E poi l'ultima, alla luce dei ritrovamenti, la Chiesa ha la necessità di rivedere il canone adesso? Grazie. Allora, queste sono domande importanti. Vediamo se riesco a rispondere, come si dice in inglese, su una gamba, no? Perché sennò facciamo volentieri tre serate. Ma allora, diciamo che di chi viveva a Qumran parleremo bene domani, quindi vi invito a tornare, Questa, così una ce la siamo guadagnata. Allora, poi abbiamo da dire cosa è stato ritrovato della Bibbia a Qumran. Della Bibbia a Qumran sono stati ritrovati tutti i libri biblici tranne Ester. Però dovete sapere che non tutti sono così ben conservati come Isaia. A Qumran sono stati trovati 240 rotoli con testi biblici. 950 in tutto, 240 con testi biblici. Tranne quelli che sono degli oggetti rituali, fai 200. Però il rotolo di Isaia da solo
fa il 24% dei testi biblici trovati, vuol dire che altri ne hanno trovati dei frammenti, perché sapete, il deserto conserva molto bene per via del clima secco, è per quello che a Gerusalemme non abbiamo trovato niente, e c'erano più rotoli di Gerusalemme che a Qumran ovviamente, ma solo nel deserto li abbiamo trovati. Il problema è che ogni tanto un po' di umidità arriva anche lì, poi c'è qualche topo, qualche pipistrello, mangia, sono molto ghiotti di queste cose, perché la pelle la mangiano volentieri. Quindi abbiamo trovato molti frammenti, però quasi tutti i libri. La Chiesa deve rivedere il canone? Sicuramente no. La Chiesa Cattolica, anzi, la Chiesa Cattolica, questo domani mattina, per chi di voi è sacerdote o ha tempo libero, domani mattina andiamo anche un po' a capire bene questo, no? Sulla formazione della Bibbia, però per dirlo semplice, la Chiesa ha trovato a Qumran una ricchezza di testi e soprattutto del modo con cui i testi venivano usati, che si trova perfettamente a casa nell'uso che il Nuovo Testamento fa della Bibbia. Cioè, noi, avendo solo una Bibbia della tradizione successiva, potevamo pensare qua e là che il Nuovo Testamento avesse un po' forzato per far tornare i conti. Invece, quando abbiamo visto cosa c'era a Qumran, abbiamo capito che era il modo normale di palleggiare con la Bibbia quello che si aveva allora, e ne abbiamo anche delle altre testimonianze che prima le capivamo fino a un certo punto, adesso con queste grandi evidenze sono più chiare. Per cui è il contrario, cioè diciamo che la capiamo meglio, e questo è un gran vantaggio. È un po' diverso per la Bibbia ebraica. La Bibbia ebraica, lì qualche discussione in più c'è, però certo non stanno pensando di rivedere il canone, ma questo è un grosso tema, e se volete domani mattina ci proviamo, ma è il grosso tema di che cos'è la Bibbia all'interno della nostra fede. Quanto la Bibbia è parte di una ricchezza più ampia, di una esperienza, l'esperienza del popolo di Dio. Cioè, se volete lo diciamo in uno slogan, la definizione religione del libro è una definizione che si trova nel Corano, e va bene per i musulmani, va bene anche per gli ebrei, ma non per questi ebrei, per gli ebrei dopo la caduta del Tempio. Noi non siamo una religione del libro, perché sapete che c'erano i cristiani prima dei Vangeli? Eh sì. Quindi non possiamo essere una religione del libro, perché non nasciamo col libro. Eppure abbiamo un solo libro di cui diciamo questa è parola di Dio. E tuttavia nessuno di noi dice che la parola di Dio è solo la Bibbia. Perché quando il sacerdote consacra l'Eucaristia starà dicendo bene una parola di Dio per il suo popolo. Dunque, noi attraverso queste scoperte siamo invitati di più a capire la nostra identità religiosa, ed è un'identità che ha a che fare con una storia. Ecco perché andiamo a conoscere anche i posti, perché come per me è commovente venire qui nella vostra terra, e che forse posso balbettare nella nostra terra, per ritrovare qualcosa dell'esperienza che ha generato la mia fede, così è bello andare nella terra dove il popolo ha vissuto quell'esperienza. Ma è l'esperienza del popolo, l'esperienza che il popolo fa di Dio, l'esperienza che voi fate, che conduce, all'interno del quale naturalmente questo libro, la Bibbia, ho dedicato una vita a questo, non è che sono contro lo studio della Bibbia, è il contrario, ma va capita per quello che è, una ricchezza all'interno dell'esperienza di fede, fa parte di quella più generale vissuto. Ve lo dico con una battuta: qualcuno di voi è diventato credente perché ha ricevuto in una busta anonima e bianca una Bibbia? Di solito non funziona così, almeno la Bibbia l'ha ricevuta dalla mano di qualcuno e insieme a qualcuno. Eppure nella Bibbia tutti l'andiamo a cercare, perché lì dobbiamo ritrovarci, fa la misura, fa l'istruzione, fa la regola. Ecco, tutte queste cose con Qumran le capiamo meglio, perché capiamo che cos'è la Bibbia al tempo di Gesù, e siccome la nostra fede nasce intorno a Gesù,
Noi non vogliamo pensare il libro biblico con delle idee che hanno avuto gli ebrei un secolo dopo o i musulmani alcuni secoli dopo, ma vogliamo vivere la Bibbia nel rapporto che aveva con lei Gesù, le prime comunità cristiane che fanno il nostro riferimento alla nostra. Poi mi piacerebbe, ma devo contenere. E allora ringraziamo intanto il professore per ciò che questa sera ci ha dato, mentre ci diamo appuntamento a domani sera per tutti. Domani mattina non è a porte chiuse, è stato pensato per i sacerdoti come un approfondimento per loro alle 9:30 in curia, ma se qualcuno è libero e desidera approfondire, sicuramente le porte sono apertissime. Il rotolo che è stato dispiegato davanti a noi, il rotolo di Isaia. Allora, poi tre giorni biblica in qualche modo ci avvia, ci introduce verso la Quaresima. Il mio desiderio è affidarvi durante la Quaresima per la lettura personale, per la meditazione personale, a ognuno il libro del profeta Isaia. Quest'anno vi chiedo a livello personale, poi ben venga se a livello comunitario ci potrà essere qualche lezione divina, eccetera, ma in particolare il libro del profeta Isaia, ecco, per la Quaresima 2024. Infine, il giovanotto beduino che scoprì il primo rotolo, insomma, ha comprato 20 capre, una moglie, non mi ricordo, e un fucile, ecco. si è arricchito a comprare. Ecco, io credo che anche noi, in un modo molto diverso, ci siamo arricchiti questa sera, soprattutto di una certezza che è importantissima, la certezza cioè che noi, aprendo nei prossimi giorni durante la Quaresima il libro di Isaia nelle nostre mani, sia pure nella traduzione italiana, noi abbiamo la certezza che il testo che noi leggiamo è lo stesso che si leggeva già ai tempi di Gesù. Eccolo qua, ed è una cosa meravigliosa. Se prima, come ci ha spiegato, i manoscritti più antichi che avevamo risalivano al X secolo dopo Cristo, quindi copie, eppure si leggevano come parola di Dio. Ma avere la certezza proprio visiva che il testo che noi abbiamo corrisponde a quello che già ai tempi di Gesù era quello, tale e quale, è una cosa bellissima, ricchezza grande, e siamo grati anche a tutti coloro che con il loro studio, con i loro sacrifici, con la loro dedizione, il professore e altri prima di lui, ma anche lui nella sua giovinezza dedica tante ore a questo, ci danno poi questa ricchezza e anche questo conforto personale quando abbiamo nelle mani la sacra pagina. Gli antichi dicevano la sacra pagina, ecco, non è un libro qualsiasi. E con questa ricchezza cantiamo il canto finale e ritorniamo alle nostre case. Scusate, se qualcuno vuole potete venire a guardarlo da vicino, però per favore, allora, non lo calpestate, non me lo ungete con le mani che avete mangiato le patatine, come è capitato, perché sono pochissime copie numerate, quindi non me ne daranno un'altra, quindi vorrei portarla a casa così come l'ho portata qua. Grazie. Canto finale, Cantico di Maria. Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l'umile servo. Thank you.
Salvatore, la sua salvezza canterò. Lui onnipotente e santo, lui abbatte i grandi dai troni e solleva dal fango il suo umile servo. Buonasera a tutti.